contrastare la precarietà, intervenire per aumentare i salari, facilitare i rinnovi dei contratti che alcuni aspettano da 10-12 anni, introdurre un salario minimo, sono tutte misure che servono per riuscire di nuovo a dare dignità al lavoro in questo paese. È una vergogna che il governo abbia approvato le norme e non abbia messo un euro per i servizi alle persone che non sono autosufficienti e per aiutare le loro famiglie. Manca proprio una visione di come cambiamo il modello di sviluppo in questo paese per riuscire a ritrovare questo equilibrio, ecco, di uno sviluppo che sia sostenibile dal punto di vista sociale e dal punto di vista ambientale. Elly Schlein, l'11 novembre il PD torna in piazza, torna a Piazza del Popolo per una manifestazione nazionale, una manifestazione di alternativa in qualche modo al governo Meloni. È da un po' di tempo che il PD non prova a riempire una piazza. Secondo te come mai? Io penso che oggi ci sia una forte necessità, nostra e non soltanto nostra, ma di tutte quelle persone che vedono gli effetti sbagliati sul paese delle politiche di Giorgia Meloni e del suo governo e sentono un bisogno di dimostrare, anche scendendo in piazza, che un'alternativa c'è, se la costruiamo insieme, se la facciamo vivere insieme. È una piazza sulla giustizia sociale e per la pace. È una piazza che vuole difendere la sanità pubblica dai tagli che il governo Meloni sta facendo. Tagli che poi si sostanziano in meno servizi per le persone, ma anche nella carenza di personale. È sbagliata la strada del governo, che è quella di dire che basta far lavorare maggiormente il personale esistente, perché il personale esistente fa già turni massacranti e rischia il burnout. Quindi noi chiediamo di sbloccare nuove assunzioni. In questi anni probabilmente si è smarrita un po' un'identità, ma l'impegno che ci siamo presi quando ci siamo candidati alle primarie è proprio di ricostruire un'identità chiara di questo partito e di ricostruire un rapporto di fiducia con le persone che ci votano e quelle che hanno smesso di votarci. L'invito per la piazza è anche, forse soprattutto a loro, di tornare a crederci insieme, perché il Partito Democratico è l'unico partito che non assume la forma di chi lo guida, ma assume la forma di chi lo abita, e questa è una grande opportunità per costruire l'alternativa. Ecco, hai parlato di alternativa. Ovviamente anche alle politiche concrete di un governo che ha appena varato la sua legge di bilancio. A questa legge di bilancio voi avete fatto numerose critiche. Vediamo un attimino come l'avreste fatta voi al posto loro. Prendiamo tre temi chiave di quelli che ci saranno in manifestazione l'11 di novembre. Partiamo dalla sanità. Tu hai già detto riempire i reparti, ma come e con quali risorse? Anzitutto bisogna usare molto bene quelle che ci sono, e non è quello che sta facendo questo governo, quindi evitando misure che strizzano l'occhio agli evasori, spendendo meglio quello che c'è. Guarda, ti faccio un esempio. In questo paese si spendono ogni anno 22 miliardi di euro di sussidi ambientalmente dannosi. Non è che non ci sono risorse su cui intervenire, oppure intervenire per razionalizzare le tante, troppe agevolazioni fiscali, contrastare seriamente l'evasione fiscale. Noi stiamo facendo una grande battaglia anche europea per contrastare l'evasione dei grandi gruppi multinazionali che sottraggono risorse importanti da investire nella ricerca, nell'innovazione, nell'accompagnamento della conversione ecologica, anche nei servizi pubblici fondamentali come proprio la sanità. Quindi ecco, bisogna da un lato fare questo e dall'altro fare delle scelte. Il governo ha scelto di tagliare sulla sanità, fanno giochi di prestigio coi numeri, ma tutti gli esperti, guardando i numeri, dicono che parlano chiaro, e cioè c'è una riduzione del Fondo Sanitario Nazionale, e questo vuol dire tagliare i servizi, perché il modello di sanità che spinge Giorgia Meloni è quello per cui chi ha il portafoglio gonfio può andare direttamente dal privato saltando le liste d'attesa, e chi non ha questa possibilità cosa fa? Rinuncia a curarsi, e noi non lo possiamo accettare. Anzi, vorremmo vedere un miglioramento della sanità, perché non era perfetta neanche prima. La pandemia dovrebbe averci insegnato che non basta avere degli ospedali di qualità. Bisogna avere una sanità territoriale, cioè più prossima, più vicina alle case dei cittadini. Le case della comunità servono a questo. Non è un caso se il governo le sta tagliando nel PNRR, perché non ci crede. E se ascoltiamo le giovani generazioni, cosa chiedono? Chiedono anche un forte investimento sulla salute mentale. Ma per unire le generazioni potremmo dire più risorse sulla salute mentale, ma anche più risorse sulla non autosufficienza, perché è una vergogna che il governo abbia approvato le norme e non abbia messo un euro per i servizi alle persone che non sono autosufficienti e per aiutare le loro famiglie. Tra l'altro in manovra c'è anche questa norma che porterà, diciamo, in qualche modo a vedere decurtate le pensioni
agli operatori sanitari e, dicono in molti, incentiverà l'uscita precoce di molti operatori sanitari. Qualcuno dice si rischia con il prepensionamento, col pensionamento accelerato dei cosiddetti baby boomer, delle persone insomma che sono prossime alla pensione, di avere un buco occupazionale nei servizi essenziali in questo paese. Questo è un problema molto serio, e cioè che non ci sono abbastanza persone che entrano nel mondo del lavoro rispetto a quelle che ne escano. Ma su quello che stanno facendo sulle pensioni, veramente si svela il vero volto del tradimento di tutte le promesse elettorali che ha fatto questa destra, perché hanno tuonato per anni contro la Fornero e poi arrivano loro, tagliano le pensioni dei dipendenti pubblici, riescono a restringere i requisiti per uscire anticipatamente, colpendo una volta ancora più duramente le donne sui requisiti di opzione donna. Sono il contrario di quello che raccontavano di essere, ma gli italiani non si faranno prendere in giro, vedranno chiaramente quello che stanno facendo. Proprio parlando di lavoro, il governo ha messo buona parte dei soldi sul taglio del cuneo fiscale, che era anche una delle proposte del Partito Democratico nella scorsa campagna elettorale. Almeno su questo siete d'accordo con Giorgia Meloni o avreste fatto una manovra diversa in tema lavoro? Noi chiedevamo che il taglio del cuneo fosse strutturale. Questo dura solo un anno e sfatiamo un altro mito. Non è che stanno aumentando in questo modo quello che arriva in tasca ai lavoratori. Continua quello che avevano già deciso nel 2023. La stessa cosa la fanno sulla riforma dell'IRPEF, che alla fine dei conti si tratta di un intervento a pioggia per cui si risparmieranno 14 euro di tasse al mese per un anno. Quindi non è una manovra che abbia una visione del futuro, che aiuti la crescita in questa direzione. Ma ci sono delle misure, siccome prima mi chiedevi cosa si potrebbe fare, cosa avreste fatto voi? Ci sono delle misure che si possono adottare a costo zero, ad esempio quella sul salario minimo, su cui tutte le opposizioni hanno fatto una proposta unitaria che chieda di rafforzare i contratti collettivi, ma anche di dire che sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento. E questa si potrebbe adottare domattina, stiamo ancora aspettando una risposta da parte di Giorgia Meloni, che non ha neanche il coraggio di dire no, ma noi continueremo a insistere su questo. Quindi... E per la crescita cosa avete in mente di fare? Tu l'hai detto adesso, in questa manovra manca prospettiva, manca crescita. Quali sarebbero state le vostre idee per rilanciare la crescita del paese, tenendo conto che dopo il rimbalzo post-Covid degli ultimi anni siamo tornati a essere, diciamo, un po' il fanalino di coda in Europa, con una crescita che lambisce lo 0, qualcosa? Con la destra l'Italia sta frenando. Noi vogliamo che torni a crescere secondo un nuovo modello di sviluppo che trova un equilibrio necessario con il pianeta, e da questo punto di vista gli investimenti che servono sono quelli che accompagnano le imprese nella conversione ecologica. Faccio un esempio concreto. Noi faremo un emendamento per proporre che su tutti i tetti degli edifici industriali e commerciali si possano incentivare le pose dei pannelli solari. Anche le imprese hanno capito che è conveniente investire nell'efficienza energetica, nell'energia rinnovabile, perché risparmi in bolletta oltre a ridurre il danno che stiamo facendo all'ambiente. Abbiamo fatto delle proposte ascoltando il mondo produttivo e anche il mondo sindacale, ad esempio sul credito d'imposta, che deve tenere insieme gli investimenti green, gli investimenti tecnologici, ma anche la formazione di lavoratrici e lavoratori. Senza le competenze non staremo al passo delle grandi trasformazioni che stanno sconvolgendo il mondo del lavoro. E la trasformazione digitale e quella ecologica richiedono di lavorare per riprofessionalizzare lavoratrici e lavoratori, per formare le competenze adeguate. E di tutto questo non c'è traccia, perché stanno al governo da un anno e non abbiamo visto uno straccio di piano industriale per far stare l'Italia a testa alta in queste transizioni. Su transizione ecologica, transizione digitale, in teoria ci dovrebbe essere il PNRR come piano industriale del paese. PNRR che sta frenando, perché per 10 mesi loro, con la loro confusione, hanno creato tanta incertezza su chi lo deve attuare. Hanno passato 10 mesi a dire che doveva essere modificato, e poi quando dicono quali sono le modifiche si tratta sostanzialmente di tagli e di un gioco delle tre carte. È una manifestazione anche per la pace, l'hai detto all'inizio. Pace vuol dire ovviamente dire qualcosa di importante sulla guerra in atto a Gaza tra Israele e Hamas. Cosa dirai sul palco di quella manifestazione? E cosa risponderai soprattutto a chi ti dice, a chi dice che chiedere il cessate il fuoco è implicitamente dar la vinta ad Hamas?
Io non sono d'accordo su questo. Penso che il cessate il fuoco umanitario sia necessario perché dobbiamo fermare questa strage di civili. Non è accettabile vedere bombardate le scuole, vedere bombardati i campi profughi. Davanti a tutto questo, la comunità internazionale deve insistere con forza per un cessate il fuoco umanitario, che anzi è quello che serve anche per proseguire il negoziato per far liberare senza condizioni gli ostaggi detenuti ancora oggi da Hamas e per fornire alla popolazione palestinese tutto l'aiuto che serve. Ripeto, noi dall'inizio diciamo che dobbiamo isolare per fermare Hamas, dobbiamo isolarla nel popolo palestinese e dobbiamo isolarla nel mondo arabo. E vedo invece il rischio di un allargamento di questo conflitto a tutta la regione se non si tiene il faro del rispetto del diritto internazionale. Noi continueremo a insistere per una soluzione di pace, che è quella dei due popoli e due stati, quella in cui ci sono due stati che hanno entrambi diritto ad esistere, a essere riconosciuti e a essere in pace, solo che uno dei due esiste già e l'altro invece ancora manca, perché c'è stato un abbandono colpevole della comunità internazionale rispetto alla giusta causa che vuole vedere anche uno Stato di Palestina. Allora io credo che il cessate il fuoco umanitario sia necessario per non perdere l'umanità, per salvare tutti i civili, per far liberare gli ostaggi ancora detenuti da Hamas e per evitare una strage umanitaria, un massacro come quello che stiamo vedendo. Grazie. Grazie a voi.